In una Dublino presidiata dalle forze dell'ordine è atterrato l'aereo della regina Elisabetta e del principe Filippo. Una visita storica, quella della regina. Erano infatti 100 anni che un monarca britannico non faceva visita all'Irlanda. L'ultimo era stato Giorgio V. Con l'immancabile cappellino, un vestito verde smeraldo, la regina è parsa serena nonostante la sua visita sia minata dal pericolo terrorismo. Ieri sera la polizia ha disinnescato un ordigno esplosivo su un autobus vicino Dublino, mentre oggi è stato trovato un caso sospetto in una stazione di tram, rivelatosi poi un falso allarme. Lo stato di allerta nella capitale rimane altissimo, ben 10.000 poliziotti monitoreranno la visita della regina, che è attesa al Parco della Memoria per rendere onore ai repubblicani irlandesi che combatterono per l'indipendenza.